Di un altro Ducatista Jack Miller, cos'è? Un azzardo di uno che aveva ha realmente poco da perdere? Un pizzico di follia, di talento? Qual è il dove pensieri? Giro esagerato per i fan da paura e anche quando ho rivisto gli highlights dopo la qualifica ci sono preso paura anch'io a guardare le perdite di grip di Jack. Tanti complimenti e basta, perché nessuno ha avuto il coraggio di provare quelle condizioni, ma nessuno avrebbe fatto meglio di lui. Quindi non è solo una questione di lui ci ha provato, è stato bravo, ha avuto fortuna, no. Lui ha avuto, come si dice, le balle per provarci e gestirla bene, perché in certi punti era molto bagnata, ha fatto delle perdite Dovi, di grip oltre. Guido. No, volevo dire che però il giro con le perdite di grip tendenzialmente è quello prima del giro della pole. Ah, visto solo Ah, noi gli abbiamo highlights. preso gli spezzoni, ce li ha dati Donna perché loro di fatto non l'hanno ripreso in diretta, ce l'hanno messo insieme dopo e invece quello che gli viene fuori, che è bello lo stesso, è proprio un giro pulito, è bello perché non fa più quelle cose là. Sì, secondo me un aspetto che ci fa capire quanto le condizioni erano difficili è che Mark ha abortito la possibilità di girare con gli slick, che è quello che ha sempre fatto la differenza in questi anni. Quindi Jack, secondo me, ha fatto un capolavoro oggi, si è preso tanti rischi, però è stato bravo a gestirla, quindi sono che complimenti. Ha uno stile di guida che un po' lo aiuta, perché a parte che è noto il suo feeling con il limite del grip, già quando facevano Moto3 si vedeva. È un pilota che usa tanto il freno dietro e questo secondo me in quelle condizioni lì lo aiuta molto.